Alle ore 20 di giovedì sera è calato il buio in molti luoghi simbolo del Salento e non solo, immagini forti che dimostrano come le amministrazioni comunali siano particolarmente preoccupate dal caro bollette. Gli amministratori come padri di famiglia che guardano con un occhio attento quelle che sono i costi della corrente elettrica schizzati alle stelle nel gennaio 2022. Il problema dei rincari per i comuni è lo stesso che vivono le famiglie, enti locali che nonostante questi rincari sono chiamati a garantire tutti i servizi essenziali che rischiano di subire delle forti rivisitazioni. Sì, abbiamo voluto aderire come comune di Galatone all'iniziativa di Anci Puglia per spegnere per una mezz'ora un luogo simbolo della nostra città. Abbiamo voluto aderire in questo momento particolare, no, che vede comunque le famiglie della nostra città, ma anche della nostra nazione, avere questi rincari sulle bollette. Rincari però che colpiscono anche gli enti pubblici, comunque come le amministrazioni, soprattutto i comuni che vedono comunque aumentare il costo dell'energia per le scuole, per gli uffici comunali, per le altre situazioni di pubblica utilità. Allora chiediamo al governo di impegnarsi a trovare una soluzione immediata sia per le famiglie che per gli enti. Allora abbiamo voluto con forza aderire a questa iniziativa di Anci Puglia per spegnere il monumento e per dare un segnale al governo.